Era lunedì 12 del 5 marzo e come al solito ero davanti al computer in stato catatonico, in attesa che, tra una stronzata e l'altra, Morfeo mi prendesse tra le sue braccia. All'improvviso però delle strane voci cominciano a ronzarmi in testa. Leave me alone! Scommetti sul disco, scommetti sul disco, scommetti sul disco. Ovviamente non potevo per nessuna ragione non assecondare questa scimmia ludopatica. La ludopatia è una merda così come tutto il gioco d'azzardo, non imitatemi che sono un imbecille. Contatto quindi il mio amico Simone di Sintioritime, espertissimo lui in quanto a premi Oscar e cose di questo tipo. Ha anche un canale dove fa delle live bellissime, almeno una volta a settimana, ci sono anch'io, quindi link in descrizione. Oh mio Dio, io non ne sapevo un cazzo, ma quindi possiamo scommettere sugli Oscar? Io non ci posso credere, porca puttana, lo facciamo. Arriva quindi l'alba di questo nuovo giorno, fatto di studi e calcoli che Alan Turing a confronto era uno studente di terza elementare. Allora, permesso che non ho dormito un cazzo, ho guardato tutto, ho finito di guardare adesso, ho guardato i guild, che sono fondamentalmente i premi del sindacato, cioè solitamente quando arriva tipo l'Actors Guild, il premio del sindacato degli attori, 7 volte su 10 corrisponde all'Oscar che verrà dato miglior attore e miglior attrice, quindi ho guardato i guild, ho guardato i Golden Globe così come sfumatura, ho guardato i BAFTA che solitamente influenzano, ho guardato i precedenti, boh, io sono pronto, chiamami, sentiamoci, fammi sapere quali sono le quote, mettiamoci d'accordo, scommettiamo, quindi fammi sapere tutto e andiamo. Allora, come stanno le cose, ha senso scommettere su scenografie, costumi, effetti speciali e film d'animazione, perché le altre, le quote ovviamente sono bassissime. A tutto ciò decidiamo però di aggiungere le categorie miglior film e miglior sceneggiatura non originale. In pieno stile, in realtà non succede che non succede, ma se succede. Abbiamo pensato, se proprio dovessimo trovare un motivo per non far vincere Oppenheimer, quello sarebbe il tema, quindi la bomba atomica. Di conseguenza si virerebbe su un altro film. Quale tema è caldo? Quello femminista. Di conseguenza o Povere Creature o Una regista donna, Anatomia di una caduta. Quindi dritti su Povere Creature per miglior film e miglior sceneggiatura non originale e Anatomia di una caduta solo come miglior film. Vi avviso però che da bravo a cattoni youtubico queste sono le uniche scommesse che renderò esplicite in anticipo. Ovviamente tutte queste previsioni saranno invecchiate una merda, ma vabbè. Allora, per le scenografie c'è Povere Creature, chiaramente, che sono delle scenografie, ti ripeto, io ho visto il backstage, è una cosa devastante. E poi c'è Barbie, che ha finito il cazzo di rosa di merda nel mondo, quindi probabile che qualcosa la facciano lì. Non lo so, uno di questi due comunque. Allora, io qui mi sento assolutamente sicuro, anche perché ha vinto ogni tipo di premio conosciuto, quindi vai di... Secondo me questo premio glielo danno. Archiviate le scenografie, si passa ai costumi. Per quanto riguarda i costumi, il discorso è veramente complesso. Da una parte c'è Barbie, che ha vinto il Saturn Award, ma soprattutto ha ricevuto la Standing Ovation ai Guild, e ha vinto i Guild Award per i costumi. Dall'altra però c'è Povere Creature, che comunque si è portata a casa British Academy e ha stravinto ai BAFTA. E quindi è complesso. Ma qua ti dico senza nessun tipo di dubbio, perché un Oscar gli devono dare per forza e potrebbe essere questo. Mancavano quindi solo le categorie dei migliori effetti speciali e miglior film d'animazione. E individuiamo come papabili The Creator e Godzilla per gli effetti e Spider-Man e il ragazzo e l'airone per il miglior film d'animazione. Allora, The Creator potrebbe tranquillamente vincere, perché comunque degli effetti speciali di buona fattura, perché comunque un prodotto Disney, originario Disney, magari si vuole portare avanti qualcosa. Però ti dico, è stato un flop clamoroso, la critica non l'ha accolto così bene, mentre Godzillone lo sento caldo. Anche perché c'è la favoletta di questi che hanno speso poco. Non lo so, sono molto probabili tutte e due. Per il film d'animazione, vabbè, ovviamente Spider-Man o Miyazaki. Il fatto è che Spider-Man, vabbè, è teoricamente il favoritissimo. E le quote non sono manco male, però è il favoritissimo. Ha vinto i Producer Guild là. Però c'è stato quello scandalo che non hanno pagato la gente. In più è la parte 2, hanno già fatto vincere il primo. Dall'altra parte invece c'è Miyazaki, che è film testamento, successone, in più asiatico, e quindi non lo so, qua è combattuta. Una volta pensate alle scommesse, ovviamente eravamo fomentatissimi e quindi aspettavamo ancora più trepidanti il giorno X. E ora vi lascio alla reaction delle categorie più importanti e niente, scoprire da breve su chi abbiamo scommesso. Eccoci qua ragazzi, ho messo pure in ritardo la Randolph, già ha vinto la miglior attrice non protagonista, ma non era una di quelle categorie scommesse, anche perché si sapeva che avrebbe vinto la Randolph, e meno male perché la sua interpretazione è clamorosa e va benissimo così. E intanto hanno fatto nella presentazione la sviolinata Barbie per, e anche la ramanzina per non aver votato la migliore, con elogio anche alla bambola e insomma il presentatore ha detto proprio che il film ha fatto comprare le bambole alla figlia che fino a poco tempo fa le odiava, quindi pieno elogio al capitalismo, ma vabbè, me lo aspettavo, va benissimo così. Niente da segnalare per adesso, andiamo avanti. Intanto la Rai, io volevo mettere qualche altra cosa, perché appena ho messo su Rai 1 Muccino ha detto una puttanata, si squipedale, volevo chiudere ma non c'è alternativa. Film d'animazione, si comincia con le categorie delle scommessone. Qua abbiamo scommesso e adesso non so come vi farò capire cosa abbiamo scommesso, oppure lo capirete semplicemente dalla reazione, mi sa. Vaffanculo, ma è corto questo, non è il film d'animazione, è il corto d'animazione. Già stavo fomentato, vabbè niente, che il corto. Adesso è vero film d'animazione, ma adesso è vero. I candidati, fammi coprire qua che sennò mi arrivano gli aggiornamenti. Spider-Man Across the Spider-Verse, che vabbè. Oh, cazzo!
da prima, come avete potuto capire, avevamo scommesso sul ragazzo e l'airone ed è andata così in culo a Spider-Man. Per carità, bellissimo, stupendo, forse anche il mio preferito, ma c'erano le possibilità e abbiamo indovinato e vai. Io tra l'altro qua sto a mille tra l'ansia per le scommesse, una monster che mi sono buttato in gola per stare sveglio, qua io sono a mille, mi è diventata una tachicardia. Qua che è sceneggiatura non originale? Ah, qui prima l'originale, ma qui è una categoria su cui non abbiamo scommesso, ma credo che qui è Anatomia di una caduta. Odio il Dovers, uno dei due, però Anatomia di una caduta credo che qui è perfetta. The Holdovers è un altro filmone, qualcuno ha avuto il coraggio qua su YouTube di dire che è scritto malissimo. Io voglio capire che film ha visto questo. Anatomia di una caduta, ovviamente, che cazzo si sapeva. Era chiaro, mi fa piacerissimo per Justin Tree perché ha scritto un filmone. Anche qua ho visto dei TikTok Instagram di uno che ha detto che è goffo, messa in scena ridicola, scritto male. Anche qua fate altro perché evidentemente non è cosa vostra. Adesso quella non originale. Qua, ricordiamo, scommesso su Povere Creature. E diciamo che la quota era molto alta e di conseguenza anche la vincita sarebbe molto alta, ipoteticamente. Ma vincerà American Fiction, sicuro. American Fiction. Chiaro, ci abbiamo creduto, è stata bella avventura sulla sceneggiatura non originale, ci abbiamo creduto, però era chiarissimo. De Niro si rompe i coglioni a stare lì in una maniera devastante. Trucco, scenografia e costume, non si è capito. Ah, trucco. E l'Oscar va a... Povere Creature. Povere Creature, il miglior trucco. Ma maestro non vince un cazzo. Questo Bradley Cooper si butta giù. Questo Bradley Cooper sarà al primo piano, l'ultimo piano, tra le cose, e si butta giù perché questo rischia di non vincere manco un Oscar. Mamma mia. Questa sarebbe stato bello scommettere qua, che era una bella quota. Ecco, adesso... mia scenografia. Così mi preoccupa questo fatto che hanno dato l'Oscar a Povere Creature sul trucco, perché ne ha vinto già uno. Mi preoccupa da morire questa cosa, perché sposta gli equilibri. Noi avevamo dato per scontato l'Oscar del trucco a Maestro e quindi non a Povere Creature. Però Povere Creature è stata una cosa clamorosa. E dai, Povere Creature! Cassa! Vai! Anche questa è andata! E come avrete capito, avevamo scommesso su Povere Creature. E quindi, bene così. Migliori costumi, occhio, calma. No. Povere creature, non Barbie. Avevamo scommesso su Barbie. Ma vaffanculo, hanno rotto i coglioni per 10 anni, Barbie, scartavetrato i coglioni, Barbie. E non gli danno manco un cazzo di Oscar, solo la canzoncina di merda. Ma vaffanculo, vai. Effetti speciali. Effetti speciali, qua si decide tutto. Ci fosse un applausometro avrebbe già vinto Godzilla. Vediamo. Eccoci. E l'Oscar va a? E apri. E dai! Il Godzillone pazzo! E andiamo, il Godzillone pazzo, li amo, guardali quanti si... Questa mandria di giapponesi con i pupazzetti di Godzillone, li amo. Al di là che è Godzilla, che è giapponese, al di là che li amo. Cassa. Urla pazze, li amo. E vabbè, sì, io dico viva il Giappone, viva Godzilla e cassa. Vabbè, mo c'è la puttanata di I'm Just Ken, va bene. Intanto qua, hanno relegato tutto a queste cose qua. Lo scandalo non gli ha fatto dare manco i costumi. Io questa me la leggo al dito, se prima odiavo Barbie adesso lo detesto con tutte le mie forze. Intanto qua vabbè, miglior documentario ha vinto 20 Days in Mariupol, però questa vittoria mi fa riflettere. Per carità, invecchierà malissimo questa cosa che sto dicendo, però vince 20 Days in Mariupol, Jonathan Glazer ha vinto la zona di interesse, ha fatto il discorso per Gaza, anche Cerchio Bottista, però insomma già aver nominato Gaza Hollywood là è grande mossa, per carità, però miglior film vince Oppenheimer, un film su... Occhio, perché, non lo so, non succederà mai, vincerà Oppenheimer a mani basse. Però, boh, vediamo. Allora, intanto qua, miglior sonno inizia a farsi sentire, però, migliore attrice protagonista e miglior film. Solita sviolinata di nuovo qua. La migliore attrice protagonista abbiamo scommesso, perché ci hanno dato un bonus con un sito, e quindi abbiamo scommesso così, su una delle due, Lily Gladstone e Emma Stone, non vi dico quale, una delle due. And the Oscar is...
Emma Stone! Guarda là, non se l'aspettavo, sviene! Mato qua, questa è una sorpresa e avevamo scommesso su Emma Stone. Cifra irrisoria, perché faceva parte di quel bonus del cazzo. Però intanto... è cassa pure qua. Cassina, però... Madonna che botta per Lily Gladstone, porca troia. Questo però mette Poor Things in una posizione di favore per il miglior film, perché occhio, cioè se la contende, non è così scontato a questo punto Oppenheimer come miglior film, occhio. Povero Lily Gladstone però. Al Pacino, regalami questo sogno, Al Pacino, regalami questo sogno. Ma De Niro non sorride neanche alla vista di Al Pacino, niente, zero. Sì. Madonna mia, Al Pacino è una merda, però l'ha fatto. Zero suspense, zero niente. Vabbè, si sapeva, classico. Si sapeva, Oppenheimer era scontato, ci ho creduto. Poi Al Pacino non mi ha fatto capire un cazzo, quindi era un po' teso così. Vabbè, però è andata così. Va bene, non c'è stata la gaffe come l'altro anno. Va bene, poteva andare peggio? Sì. Poteva andare meglio? Sì. Vaffanculo a Barbie di merda, che se prima lo odiavo, adesso proprio. Croce nera, io non ne voglio più sentire parlare, perché avete rotto il cazzo con questo film di merda per un anno intero e si porta a casa solo l'Oscar per la miglior canzoncina. Andatevene a fare in culo. Le polemiche, le cose, poi solo... Andatevene a fare in culo, giustissimo, perché ha vinto la meritocrazia, però andatevene a fare in culo lo stesso. Detto ciò, vabbè, qua intanto urlano. Ed eccoci qua la mattina dopo per ricapitolare un attimino il tutto. Sto finendo di editare il video, ho detto vabbè, faccio questo video, siccome ho lasciato anche da parte tante categorie, tipo miglior attore protagonista, non protagonista, miglior fotografia, montaggio, ma perché di base sarebbe stato un Robert Downey Jr. si sapeva, Oppenheimer si sapeva, quindi ho detto vabbè, senza che ce le metto, faccio un attimo un video finale così. Intanto qua vedrete, vabbè, il pigiama, il letto sfatto, ma TV verite, come direbbe qualcuno. Ma comunque, allora ripeto, a me degli Oscar di base non fotte un cazzo, ho trovato nelle scommesse una motivazione per guardarli con attenzione e passione, però devo dire la verità, la cerimonia è stata intrattenente, intanto qua un tuono devastante, spero di riuscire a finire il video, ma comunque, non so se si è sentito, ma dicevo, è importante guardarli perché capiamo un po' in che direzione sta andando Hollywood e il cinema in generale, visto che ormai il cinema è un po' Hollywood-centrico, in realtà però anche no, perché se andiamo a vedere Cillian Murphy irlandese, Nolan britannico, Glazer britannico, Lanthimos greco, e quindi determinati film sono stati girati da persone non Hollywood e magari prodotti da Hollywood, certo, però insomma, si capiscono anche un po' di cosa, Anatomia di una caduta, insomma, si capiscono tante cose, quindi è importante guardarli per vedere in che direzione sta andando il cinema. E il cinema, sinceramente, sta andando in una direzione che mi piace molto, perché se andiamo a vedere i film più premiati, Oppenheimer e Povere Creature, due film che sono stati visti da tutti, che hanno fatto un successo di pubblico clamoroso anche a livello proprio di botteghino, cioè di persone che sono andate al cinema a vederlo, e sono due opere d'arte clamorosa, una meglio dell'altra. Quindi veramente a me non può che piacere questa direzione qui, una direzione che strizza l'occhio al grande pubblico, che strizza l'occhio all'intrattenimento, ma che comunque dice molto, e ripeto, sono opere d'arte, non quell'intrattenimento becero. Quindi veramente mi piace molto, e anche la mancata premiazione di Barbie in tante categorie, nonostante mi abbia fatto rosicare per i costumi perché avevo scommesso, in realtà mi è piaciuta, perché è lì come fenomeno di costume, è lì come fenomeno di marketing in generale, così, però non ha vinto un cazzo a livello artistico, ed è giusto anche così, perché a livello artistico era un po' una puttanata veramente abbastanza importante. Detto ciò, fatemi dire un'altra cosa sulla conduzione vergognosa della Rai, perché veramente c'è gente che è andata lì e non si è nemmeno degnata di guardare i film candidati, veramente siete vergognosi. Io potevo prendere quattro persone in giro, andavo in piazza, prendevo quattro persone a caso, le mettevo là e probabilmente avrebbero fatto un lavoro migliore, perché veramente non si può guardare delle persone che non sapevano quello che stavano dicendo, sbagliavano pronunce su pronunce, pronostici senza nessun senso, gente che dava come favorita alla regia Lanthimos, che non è assolutamente Nolan, era il favorito, ma Muccino che ha detto veramente una puttanata dietro l'altra, tipo meno male che ha vinto Emma Stone e non Lily Gladstone, avevo paura che il politicamente corretto facesse vincere Lily Gladstone. Ma l'hai visto, no, il cazzo di filmone Killers of the Flower Moon? Hai visto l'interpretazione che ha fatto Lily Gladstone? Ma quale politicamente corretto del cazzo? Che se avesse vinto Lily Gladstone non avrebbe rubato assolutamente niente. La nativa americana è politicamente corretto, ma politicamente corretto di che? Ma di che? Poi per carità, Emma Stone giusto che abbia vinto, perché ripeto, Lily Gladstone o Emma Stone, giusto entrambe, in realtà per me meritava Sandra Hüller addirittura, però insomma, giusto entrambe, due attrici della Madonna, due prestazioni della Madonna, va bene così. Però dire che Lily Gladstone se avesse vinto sarebbe stato solamente per il politicamente corretto è una puttanata, perché quella è un'interpretazione magistrale. Quindi detto ciò, la Rai è veramente vergognosa, vergognosa, ma vabbè, niente. Questo era il video, spero che vi sia piaciuto, quindi lasciate un like se così fosse, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima.